È una rete che si è costituita già dal 2017 e che ora assume sia più spessore in termini di partecipanti. E siamo penso arrivati oltre 70 soggetti, tenendo insieme naturalmente le biblioteche, ma anche le librerie, anche gli ambulatori medici, cioè tutti i luoghi dove si riesce a trovare un segno legato alla lettura, sicuramente le scuole, le biblioteche scolastiche, negozi che partecipano al progetto, i bagnini che ospitano in estate le biblioteche in spiaggia, insomma tanti luoghi ufficiali ma anche informali che assieme con le associazioni culturali della città, con chi fa teatro, chiunque insomma ha a che fare i giornali, con chi ha a che fare con Rossini TV, con chiunque ha a che fare con la lettura e con il prendere in mano un testo e divulgarlo a qualcuno o leggerlo per sé, insomma fanno parte di questa rete, è una rete fondamentale che permette di perseguire l'obiettivo dell'aumento a volte anche esponenziale dei lettori e dell'abitudine della lettura, ma soprattutto anche dell'inclusione. È un progetto che permette di aumentare anche gli strumenti a partire dai libri tattili, ma anche gli audiolibri, il braille e via dicendo, per consentire anche con la comunicazione aumentativa di rendere la lettura sempre più per tutti e sempre più a disposizione di tutti. E su questo, a proposito di scuole, voglio rimarcare anche la generosità e l'attivismo di tante scuole, anche scuole elementari, che proprio nella riproduzione dei supporti di libri tattili in particolar modo, che sono libri particolarmente costosi perché poi vanno costruiti artigianalmente uno a uno con materiali specifici per essere poi compresi veramente da tutti, si sta creando una libreria forse rara in Italia come dimensioni tra i libri che riusciamo ad acquistare con i bandi e quelli che poi le scuole riescono a produrre. Quindi insomma un piccolo esempio di come fare rete sia importante e di come poi tutto insieme costituisca una vera e propria crescita culturale e sociale della città.